peccatori, adesso e nell'ora della morte. Beato l'uomo che rispetta la natura, beato l'uomo che fa la differenziata, beato l'uomo che non disperde rifiuti speciali. È la preghiera che cantano bambini e adulti nella marcia silenziosa di Marano e dei comuni a nord di Napoli contro l'inquinamento nella Terra dei Fuochi. A scendere in campo le parrocchie e i comitati civici sorti in questi mesi. Migliaia le persone che si sono mobilitate nonostante la pioggia e le temperature gelide. Ad accompagnarli il cardinale Sepe, che ha lanciato il suo monito dal palco. Chi violenta la natura e la trasforma, e allora commette un peccato innanzitutto contro Dio e poi contro l'umanità. E noi che cosa facciamo? Ecco, quello che ci diceva il profeta già nella Sacra Scrittura. Per amore del mio popolo, io non tacerò, la Chiesa non tacerà mai! Qualcosa sta cambiando, dicono tutti. Si comincia a parlare di bonifiche, di esercito e soprattutto nelle prossime ore il governo varerà un decreto ad hoc. L'attenzione però deve restare alta. Qui la battaglia non è che è appena iniziata. La bonifica non deve diventare una chimera, deve diventare altro, controllo pubblico totale e assoluto, non è possibile ricevere un inceneritore qui, ma soprattutto bisogna togliere il segreto di Stato a tutte le rivelazioni dei pentiti.